continuo questo monologo e notte mi trovo in Malesia, nel posto probabilmente più sperduto della Malesia. Sono a sud del Brunei. Ecco, finalmente ho preso la strada asfaltata, ecco, sono uscito dallo sterrato, poi più avanti, se non mi ricordo bene, di nuovo sterrata fino a riallacciarsi all'arteria principale, quella che va da Miri a Kuching. E sono senza parole, ecco, mi è arrivato un brivido perché ho pensato, mi è arrivato questo flash che mi ha fatto accapponare la pelle. Oggi è stata una giornata bellissima, emozionante. E io poche volte nella mia vita da esploratore ho avuto l'emozione che sto provando adesso di notte, perché è bellissimo. E c'è stato un attimo che mi si è spenta la moto e non riuscivo più a farla partire, però in quel momento lì i suoni che uscivano dalla foresta, gli animali, era un qualcosa di veramente emozionante. Il paesaggio che mi circonda, io adesso non lo posso vedere perché è notte pesta, però me lo ricordo perché l'ho fatto andando con la luce ed è un paesaggio mozzafiato. Qui trovi sì, veramente la gente che vive in una semplicità estrema, ancora nelle palafitte di legno, palafitte mangiate dei tarli, rattappezzate con l'amerino che quando gli picchia sopra il sole quell'amerino lì diventa un emettitore di raggi infrarossi, un forno moderno. E ho visto questo posto e io sinceramente questo qui, che è il posto più isolato, me lo sarei aspettato più selvatico. In realtà devo dire che nella Malesia ci sono posti ormai da viaggiatori in moto più selvatici di questo. Dovete andare nella zona, secondo me il posto più selvatico e più giungla della Malesia è il lato, almeno quello che ho visto io, ma ormai ho visto tantissimi posti, è il lato ad ovest di Kuching. Andate ad ovest di Kuching, è veramente il posto più sperduto. Anche lì hanno fatto una foresta, un'autostrada per andare nella foresta. Qui la stanno facendo, lì l'autostrada è finita, non c'è su Google Map, ma io l'ho percorsa, vi garantisco che esiste. E questo annuncia che toglieranno anche lì la foresta, la giungla verrà tolta per piantare le palme. Questo è un peccato. Rimarranno in Malesia quei parchi creati ad arte per il turista, con quei piccoli parchi che vengono lasciati intatti come se fossero una cartolina da dare in pasto al turista. Il posto vero dove andare a mettere le mani in pasta scomparirà. Io mi rendo conto che io sono l'ultima generazione che potrà vedere qualche cosa. Poi ci saranno anche qui autostrade e non ci sarà più giungla da andare a vedere. E io ho avuto una fortuna incommensurabile che adesso vi racconto. Ecco, ci sono altri motociclisti dentro di me che mi faranno strada, mi faccio andare avanti. La prima volta che sono andato nella foresta ho avuto la fortuna di vedere una scimmia, ma come sono entrato? E a Kuching mi hanno detto che sono stato fortunato. Io non lo sapevo, io pensavo che